Lei ha inventato una canzone che dice Jingle Bell, è o Papà Noel. Perché Papà Noel è Babbo Natale. Sei nato a San Paolo o vicino a San Paolo? Vicino a San Paolo, un paesino che si chiama Catanduva. Piccolo? Piccolino, sì, 200.000 persone. 100.000? 200. 200.000 non è piccolo, esatto. Sì, però vicino a San Paolo, no, certo. Sai. Però non è proprio piccolo, Non eh? È proprio piccolo, però. Quindi vacanze al mare. Sempre quando sono arrivato c'erano i compagni che dicevano no, vado in, dove vai in vacanza? Dove vai, non so, tre giorni lì? Ah, vado in montagna. Tu vai al mare. Bella giornata natalizia, Alexandro. Oggi è una bella giornata, dai, vicino a Natale, tutti in clima già un po' di Natale, tutti comprano i regali. E già comprati i regali? Certo. Perché io sono quello che più compro regali. Attenzione. No, però anche non solo per la mia famiglia, per tanti bambini in Brasile, quindi mi piace. E tu hai una bambina piccola, no? Sì, ho una bimba di 3 anni. Porta dai, la felicità a casa. Lei ha inventato una canzone che dice Jingle Bell è o Papà Noel. Perché Papà Noel è Babbo Natale. Ecco, in portoghese. Tu sei Alexandro Lobo Silva. Sì. Quindi, perché voi avete sia il cognome del padre che quello della madre, giusto? Giusto, giusto. Quindi, qual è il nome e quali sono i cognomi? Allora, ce l'ho due nomi. Alex Sandro. Quello, ok, quindi questi sono due nomi. Quelli che mi conoscono da tanto tempo mi chiamano The Alex. Alex. Alex, okay. I miei amici, la mia famiglia, tutti quanti. Però quello che mi conoscono, non so, dopo che mi hanno conosciuto giocando calcio, Alexandro. Ma quindi io come ti posso chiamare? Sandro, Alex o Alexandro? Io Alex o Alexandro, okay. Va bene. Quando Alex. Esci di casa la mattina, tua moglie ti dice ciao Alex. Alex. Ciao Alex. Ecco. Basta. Sì. Allora basta. Tua bambina papà invece. Cioè, sempre papà. Senti, ma l'albero di Natale l'hai fatto in casa? Sì, faccio sempre. Com'è? Allora, la mia albero di Natale è pronta da 3 Natali. Io lascio sempre pronta. Dentro di un sacchettone, dopo la prendo e li metto lì. Ah, hai già fatto e quell'anno dopo lo tiri fuori? Eccoci, è sempre grande. Fatto. Grande. No, perfetto. Così non devi faticare ogni volta. No, mi metto sempre 5 minuti a fare l'albero di Natale, quindi perfetto. Colori classici, albero verde, palle rosse. No, ho scelto un po' la bimba, quindi è tutto un po' bianco, con rossa, con rosso. Però è bella, bella. Senti, tua figlia è nata qua, a Torino? A Torino, sì. Proprio torinezza, però brasiliana, no? Però è già abituata, essendo nata qua, a differenza certo. Tua che sei nato a San Paolo o vicino a San Paolo? Vicino a San Paolo, un paesino che si chiama Catanduva. Piccolo? Piccolino, sì, 200.000 persone. 100.000? 200. 200.000 non è piccolo, esatto. Sì, però vicino a San Paolo, no, certo. Sai. Da piccolo eri come tutti i bambini che voleva attaccare? Ecco, o già difendevi? No, certo, ho iniziato da attaccante, certo. Iniziato da attaccante, dopo trequartista, dopo mezzala e dopo terzino. Ma questo da piccolo piccolo, già quando giocavi nel Santos, no, da allora, piccolo grande? Però diciamo. ho giocato tanto a Santos Atletico Paranaense, dove ho iniziato nella prima squadra di mezzala, di mezzala sinistra, quindi ho fatto tante partite lì di mezzala. Io mi sentivo bene lì, però dopo mi hanno spostato a terzino sinistro. Che va bene anche quello. Sì, ecco, perché con 15 anni sono arrivato, facevo trequartista. E con 10? Con la maglia 10? Ecco. Attenzione. Quindi il primo test che ho fatto in Atletico Paranaense, dove ho iniziato, è arrivato un allenatore del settore giovanile e mi ha detto, guardami,
tu oggi fai trequartista, però se tu diventi un terzino sinistro, magari farai terzino sinistro della nazionale brasiliana. Io avevo mai giocato lì, certo, di terzino. Io ho detto scusate, però non riesco a giocare di terzino perché ho mai fatto. Quindi lui deve credermi che sto dicendo questo. Ok, va bene, ho detto proviamo. Il primo campionato di terzino sinistro, un disastro. Un disastro, però come l'allenatore aveva fiducia di me, ho continuato a lavorare lì, dopo ho imparato come giocare di terzino sinistro. Beh, però eri tranquillo perché non era una scelta tua, era una scelta del mister. Sì, certo, però certo, il primo campionato che tu fai, non fai, sai, bene, bene, avevo un po' di paura di tornare a casa, no? La tua bimba, no, già gioca a pallone? Già tira la palla? Sì, lei tira palla. Lei vuole sempre andare allo stadio, piace tantissimo a guardare il Jay. Impazzisce per Jay? Ecco, sempre quando passiamo davanti allo stadio, lei, guarda, lì abita Jay, no? Sì, sì, Jay è lì dentro. C'è la Jay House. Ecco, per questo. Quindi lei piace sempre andare allo stadio. Immagino che essendo brasiliano sei più uomo di mare che di montagna. Ecco, questo è vero. Quindi vacanze al mare? Sempre quando sono arrivato c'erano i compagni che dicevano no, dove vai in vacanza? Dove vai, non so, 3 giorni libero? Ah, vado in montagna. Che vai in montagna? Vai al mare! Perché vai in montagna? Però di questa parte è normale perché è sempre vicino, sì, le montagne. Ma tu fuori dal campo sei così come adesso ti vediamo in campo? Ti sei un po' equilibrato, diciamo? Sì, no. Un po' meno estro, più tranquillo? Ecco, fuori in campo sono veramente tranquillo. Io non so, io voglio avere una vita tranquilla, sai? Quindi non mi disturbate. Ecco, io non disturbo. Lasciatemi stare. Io non disturbo nessuno, non disturbate, quindi dai, facciamo una bella vita tutti quanti. Questa è una grande filosofia di vita. Ecco. Senti, adesso è arrivato alla Juventus Danilo, che è un altro tuo vecchio amico, no? Anche già dai, certo, tempi del Porto, nazionale brasiliana che giovanile, siete stati insieme. Quindi tanto, vero. Esci con lui, frequenti anche gli altri ragazzi fuori? Certo, sempre io e Danilo, anche la nostra famiglia, la nostra moglie, anche i bambini adesso sono amici, vanno a scuola anche insieme, quindi ritrovare Danilo è veramente, non solo per me, per la nostra famiglia, è buonissimo, perché siamo iniziati a Santos, sì, da tanto tempo fa, e dopo anche a Porto siamo andati insieme, in nazionale sempre insieme, anche ieri lui era a casa mia con la famiglia, aprire già i regali di Natale, no? Ah, in anticipo! In anticipo, certo! No, in anticipo no! I bambini lo sai come sono, no? Non aspettano mai! Ma tu sei grande, tu devi aspettare! Io sì, il mio sacchetto è ancora lì sotto l'arbero, però i bambini non aspettano nulla. Ma è un sacchetto segreto o sai cosa ti hanno regalato? No, non lo so, lo sai, eh? Non lo so ancora, vediamo magari. Non immagini. Non immagini. Non immagino. In Brasile è così, facciamo sempre la grigliata. Sì. Se Capodanno grigliata, compleanno grigliata. Natale grigliata. Natale sempre. Grigliata, sempre, sempre facciamo la grigliata. La cucini tu? La grigliata riesco a fare. Sì. La grigliata fa. Sì, ho imparato con. È difficile, con mio padre. Va bene, difficile. Non so, per me è facile, perché basta mettere la carne, il sale e dopo fai tu. Ma sai che ci sono tante filosofie nei cuochi sulla grigliata. Certo, certo. Fuoco alto, fuoco più basso, sì, il tempo di cottura. Il più importante dopo è la carne. Ci serve la carne. Ecco, una volta che c'è la carne lì, decidi tu se. Se è ben cotta, no? Quando sei arrivato alla Juventus hai cantato per i compagni, no? Non c'era ancora questa cosa. Meno sei male che non aveva ancora. L'hai scampata. Certo. Non te l'hanno fatto fare adesso, no? No, adesso sono già vecchio. Come sei già vecchio? Certo, è il quinto anno. Ci sono tanti che è ancora il primo anno, secondo anno. Però in Brasile sì, in Brasile in nazionale. Lo fate anche in nazionale? Due volte infatti. Perché la prima volta sono andato, ho cantato. Cos'hai cantato? Non ricordo neanche, fa tanto tempo.
però quella volta non aveva Ronaldinho Gaúcho. Quindi aveva gli altri, Robinho, Neymar. Nella prossima sono andato e c'era Ronaldinho. Sì. Che canta. Ronaldinho non aveva ancora mai ascoltato a cantare, no? E quindi i più giovani sono andati a cantare, Ronaldinho mi ha guardato così, e tu? Non vai a cantare? Ho detto, ho già cantato. E Ronaldinho ha detto, però non c'ero io, vai a cantare ancora. Ho detto, che potevo dire? Ok, va bene, canto l'altra volta. Quindi ho fatto il discorso, ciao, sono Alk, sono contento di stare qua con voi, è veramente un piacere, e dopo una musica. Fantastico. E però vedi, se gli altri hanno il cognome, tu hai il nome. Ecco. Certo. È certo. Due nomi, non so. Due nomi, quindi sei doppio. Ecco, tanta roba, eh? Ale, buon Natale. Buon Natale. In portoghese? Feliz Natal. A te e a tutta la tua famiglia. Anche a te. Ciao, ciao, grazie. Ciao.